Signora Presidente, Signor Presidente del Consiglio, Ministri, deputati, questo molto probabilmente sarà il mio ultimo discorso in Parlamento in questa legislatura. Non capisco queste. Questi commenti, quasi questo domande. Vado, vado avanti, deputato. Anche perché vorrei ricordare che anche per molti di voi saranno gli ultimi giorni in Parlamento. Eh, però si rivolga, per deputato Di Battista, si rivolga, a me, popolo italiano. si rivolga a me. Si rivolga a me, si rivolga a me. Attraverso appunto, lei, presidente, appunto, ricordavo che un conto sono le decisioni personali, un conto le future decisioni del popolo italiano che non li rivoterà più. A, accolgo l'invito del Presidente del Consiglio quando Pocanzi ha detto che queste occasioni sono anche un'occasione di, di dialettica parlamentare. E questo voglio fare, dialettica parlamentare, con il suo consenso, Signora Presidente. In questi cinque anni, questo le dovrebbe andare a dire a qualche tecnocrato europeo, a qualche funzionario senza scrupoli, esperto più in capitalismo finanziario, in privazione dei diritti o in... Svendita appunto dei diritti. Vi dovrebbe dire, signor Presidente del Consiglio, che avete fallito in questi cinque anni. In questi cinque anni avete provato a fare un lavoro molto molto sporco ostacolare un cambiamento. E ostacolare quello che voi definite un populismo, ma in realtà è soltanto voglia di cambiare le cose. Anche perché in questo paese ormai nulla è più populista che accusare di populismo coloro che vogliono cambiare le cose, si vogliono riprendere un po' di sovranità, vogliono rigarantire diritti a giovani, pensionati e risparmiatori. Questo è veramente populista. E avete fatto, signor Gentiloni, tutto, avete fatto di tutto pur di ostacolare questo cambiamento. Io non me ne dimentico certe cose, ho questa occasione di ricordarlo. Avete rivotato per la seconda volta lo stesso Presidente della Repubblica, pensate, quelli che da quella parte a sinistra, signora Presidente, dicono che i comunisti erano il peggior nemico al mondo, hanno rivotato un ex comunista Presidente della Repubblica. Questo esclusivamente per ostacolare il cambiamento e sancire un inciucio perenne e permanente che nei vostri, nelle, nelle vostre menti eh, ci eh, dovrebbe essere anche alla prossima legislatura. Successivamente avete visto che questo inciucio, quantomeno dal punto di vista mediatico, non funzionava, per cui avete mandato fuori uno e avete chiamato un Presidente del Consiglio Renzi che provava a fare il grillino inseguendoci sui nostri temi via i vitalizi, via Leato blu, dimezzamento degli stipendi dei parlamentari. È andato in Europa l'ex presidente, presidente Renzi dicendo datemi qualche mancetta, datemi qualche quattrino, che io do qualche bonus al popolo italiano così riesco a ostacolare questo cambiamento, riesco a occuparmi del populismo di questo Movimento 5 Stelle così pericoloso per i destini di qualche banchiere senza scrupoli. Non ce l'ha fatta neanche lui, per cui siamo arrivati al presidente Gentiloni, passando dall'arroganza di Renzi all'irrilevanza politica del presidente Gentiloni. Ma non è successo neanche questo. Deputato, si esprima con rispetto verso il Presidente, Presidente del Consiglio. Sì, pazienza, va bene, però mh, può anche Ma è evitare. Ma è Colleghi, per, per favore, o non è possibile attaccare non potere. Colleghi, per davanti. favore, Ma lasciate è parlare. Utilizzare termini politica, vada, politica. Vada, Grazie, vada, vada avanti, dottor. Vada, vada avanti. Non ce l'avete fatta neanche in questo caso. Lei, Presidente Gentiloni, non nomina mai il Movimento 5 Stelle, mai, eppure siamo la prima forza politica di questo Paese. Vorrei soltanto dirle, Presidente, che già qualcuno in precedenza non nominava mai un avversario politico. Era veltronico Berlusconi, non gli ha portato tanto bene. Portato tanto bene. Oltre ad attaccare il Movimento 5 Stelle, senza mai attaccare la povertà. Attaccare le cosche, le organizzazioni mafiose, il voto di scambio che è un cancro in questo Paese e senza il voto di scambio ai, che c'è stato il Movimento 5 Stelle avrebbe vinto in Sicilia. Piuttosto che attaccare appunto, queste sacche di ingiustizia avete attaccato l'unica forza politica che vorrebbe intervenire e che interverrà. E Avete fallito e lei Presidente dovrebbe avere l'onestà intellettuale di andare in Europa appunto, a dire io. Ho fallito, noi abbiamo fallito perché il Movimento 5 Stelle è più forte oggi del 2013. Le avete tentate tutte, avete anche tentato di fare una legge elettorale che va contro il Movimento 5 Stelle, che è l'unica forza politica che non fa le alleanze. Salvo poi vedere che siete voi oggi che non riuscite più a fare un'alleanza, nessuno più vuole andare con il Partito Democratico. Guardate che è incredibile, cioè pure Alfano ha mollato il Partito Democratico. È umiliante essere rifiutati da Alfano, è veramente umiliante. Contestualmente, oltre ad attaccare sistematicamente il Movimento 5 Stelle, avete attaccato alcune categorie di persone. I giovani. Li avete dichiarato guerra in questo Paese ai giovani. I dati del Jobs Act sono drammatici. 2,7 milioni di contratti a termine, eppure soldi, soldi sempre dei cittadini, dei risparmiatori finiti in questi bonus, in queste mancette. 500.000 italiani che hanno dei contratti brevissimi, qualcuno lavora un giorno e poi sta fermo 3-4 settimane, voi li considerate addirittura occupati, occupati perché lavorano un giorno al mese. Avete attaccato i risparmiatori, lei prima parlava Presidente rispetto alle questioni bancarie, abbiamo tante questioni sul tappeto, parole sue, no, voi avete tante questioni sotto il tappeto, perché avete tentato in ogni modo in questi mesi appunto, di ostacolare in realtà una reale presa di, di coscienza. E ostacolare un tentativo di fare trasparenza su quel che è avvenuto appunto nel sistema bancario italiano. Tra i suoi primi atti, Presidente del Consiglio, è riuscito in 24 ore a trovare 20 miliardi di euro a, debiti, a debito e regalarli alle banche. A MPS, spolpata dal suo stesso partito, o a Intesa San Paolo, alla quale avete regalato 5 miliardi di euro di soldi dei contribuenti e gli avete regalato due banchette veneta al costo di un euro entrambe, 0,50 centesimi a banca. Avete attaccato. I pensionati che vivono in questo Paese con 440 euro di pensione minima. E mi rivolgo tramite il suo tramite, appunto, Presidente, anche ai deputati della Lega che si scagliano quotidianamente contro la legge Fornero, anche giustamente, e poi vanno a braccetto con Meloni e Berlusconi che quella legge l'hanno votata. E senza i vostri alleati quella legge non sarebbe mai diventata legge dello Stato. Questo, deputati della Lega, questa si chiama ipocrisia. Guardatevi dentro anche su questa cosa. Avete tentato tutto, appunto, pur di ostacolare il cambiamento, ma non ce l'avete fatta. E lo dico con orgoglio, appunto, che non ce l'avete fatta. E dico con orgoglio che il Movimento 5 Stelle è riuscito a crescere, siamo la prima forza politica del paese e se il popolo italiano lo vorrà, riusciremo finalmente a prendere le redini del governo e riuscire a risolvere una serie di problemi che voi non siete riusciti a risolvere. Lei prima parlava di crescita, parliamo di questa crescita, il Paese, l'Italia cresce. I dati di oggi in merito alla povertà sono allarmanti. Ci sono oltre 10 milioni di poveri in questo Paese. 10 milioni o meglio di persone che hanno a che fare con la povertà. E l'Italia è il Paese che vanta, ahimè, il numero più alto di poveri, e la povertà dovrebbe essere resa fuori legge. E gli interventi si potevano fare, non, ripeto, regalando mancette e bonus tanto per accaparrarsi qualche voto, ma facendo con i denari pubblici degli interventi strutturali, il reddito di cittadinanza, la creazione di una banca pubblica di investimento a sostegno delle imprese. Tante proposte abbiamo fatto, ma avete sempre rifiutato per varie ragioni. Uno, perché provenivano dal, dal Movimento 5 Stelle, da questi pericolosissimi populisti. Due, perché questa è una mia convinzione. Con degli interventi strutturali contro la povertà verrebbe anche stroncato il cancro del voto di scambio e ci sono alcuni personaggi in questo Parlamento che senza il voto di scambio non verrebbero rieletti neanche dai loro familiari più stretti. Dica tutto questo in Europa, Presidente del Consiglio. Gli dica anche che, dato che si parla molto di rigurgito xenofobo. Che i responsabili di questi rigurgiti xenofobi sono coloro che hanno distrutto lo Stato sociale, la sanità pubblica, l'istruzione pubblica, tutto a vantaggio della sanità privata e anche dell'istruzione privata. Perché così si fronteggiano eh, i rigurgiti eh, di intolleranza, ampliando lo stato sociale e occupandosi anche di quei diritti economici e sociali che sono stati totalmente abbandonati durante questa legislatura. Gli dica anche, signor Presidente del Consiglio, che e lo dico anche questo con orgoglio che se in Italia non c'è una forza politica xenofoba estremamente rilevante come in altri paesi europei è soltanto grazie al Movimento 5 Stelle che ha incanalato un percorso che ha incanalato una sana, sana e stracomprensibile indignazione del popolo italiano in un percorso splendido di partecipazione e di amore per la politica e anche di amore per le istituzioni, perché io le ho sempre amate le istituzioni. Ho soltanto avuto il volto a stomaco in questi cinque anni nel vedere che queste istituzioni non hanno lavorato nell'interesse generale, nel bene, rispetto al benessere generale, ma si sono occupati più appunto di correnti contro correnti, poltrone contro poltrone. Questo è stato fatto. Questo anche, deve dire, in Europa. E dovrebbe anche dire, dato che prima la collega del Partito Democratico parlava appunto del diritto del popolo palestinese, che questo Parlamento ha votato, di fatto ha bocciato il riconoscimento reale dello Stato di Palestina. I cittadini israeliani hanno tutto il diritto di vivere in uno Stato sicuro, in tranquillità e in pace, ma quando voi parlate della soluzione dei due popoli e due stati, e Lei non ha, non ha minimamente parlato della questione palestinese o della decisione di Trump in quest'Aula, signor Presidente del Consiglio, quando voi parlate appunto dei due popoli e due Stati, dovreste ricordarvi che per esserci due Stati dovrebbero essere riconosciuti entrambi. E la, e la Palestina dovrebbe essere riconosciuta perché è uno Stato sovrano, però qua non si hanno gli attributi, il coraggio di riconoscere quel che dovrebbe essere riconosciuto. Dovrebbe dire tutto questo, signor Presidente del Consiglio. Infine mi rivolgo al popolo italiano che ho avuto l'onore in questi cinque anni di rappresentare in questo Parlamento. Non vi fidate, i cambiamenti non verranno tramite slogan elettorali e ancora di meno tramite mancette elargite in questi ultimi giorni di legislatura. Un popolo è popolo non quando si accontenta di bonus e mancette elettorali, ma quando rivendica i diritti, perché con l'anestesia dei bonus ci hanno totalmente addormentati e un popolo deve alzare la testa. Concludo, signora Presidente, con una citazione, rivolgendomi appunto a... Nell'Aula, che comunque rappresenta, parole sue di inizio legislatura, il tempio della democrazia, una democrazia violata per quanto mi riguarda, mi rivolgo al Popolo italiano appunto citando una frase che ho letto Possiamo evitare altre scelte disastrose soltanto cambiando gli uomini che le compiono. C'è la possibilità di cambiare gli uomini che hanno compiuto determinate scelte disastrose, io ho un'estrema fiducia nel popolo italiano, vi ringrazio e dico agli italiani di non mollare. Grazie.